La Fiat Fremont ha la festa della Repubblica. Ormai la Fiat Fremont è presente ovunque, infatti la stiamo vedendo nelle nostre televisioni perché ha preso il via la campagna pubblicitaria dei crossover e l'abbiamo vista come auto ufficiale della nostra nazionale di calcio. La Fiat sta cercando di riaffermare la sua italianità, nonostante si stia legando sempre più ad un marchio americano, quale è Chrysler, e nonostante stia esportando il suo marchio fuori dai confini nazionali verso i mercati emergenti. Ma nonostante ciò, la Fiat non perde occasione per riaffermare la sua italianità. Infatti, la Fiat Fremont sarà presente anche quest'oggi alla manifestazione del 2 giugno a Roma, per la consueta parata per l'unità d'Italia. La Fiat Fremont sarà utilizzata per accogliere le delegazioni dei capi di Stato che parteciperanno alla tradizionale sfilata delle forze armate per la festa della Repubblica Italiana. Per essere presente alla parata come auto ufficiale dell'evento, la Fiat ha anche effettuato una consegna ufficiale della flotta di Fremont al nostro Ministero degli Esteri, con tanto di accoglienza da parte del ministro Frattini. Saranno 70 le Fremont impegnate durante l'evento come auto di rappresentanza e saranno guidate da autisti della Guardia di Finanza. Per l'occasione la Fremont sarà di colore nero, con vetri oscurati, come ogni auto diplomatica che si rispetti. E per questo particolare avvenimento avrà sulla carrozzeria un logo celebrativo dei 150 anni d'unità. Il logo sarà di forma rotondeggiante, di colore bianco su uno sfondo nero e il tricolore verde, bianco e rosso posto alla base del nome. Quale occasione migliore per mostrare a tutti l'italianità del marchio Fiat, se non alle parate per la festa della Repubblica?